Siamo giunti alla quinta e la seconda tris di questo pomeriggio. No, è non è la seconda tris, questo è il premio San Lorenzo Maggiore, l'ultima, la tris di oggi. Mezzo meccanico in movimento, sono buoni anziani, non partente Patroclo, ne rimangono in 10. Pucci Italia è il più gettonato, è un miglio. Arretrato Pavone, imitati da Playtime e Oviedo. Difende i birilli Pier Griff nei confronti di Perfect Leader. Cavalli che affrontano la piegata, Pier Griff insiste, allarga Orfeo Dete. Lancio in 13 e 4 e Orfeo sta sfondando su Pier Griff. Subito in carburation e lì Pucci Italia. Completamento della piegata, si va dopo 400 metri di gara in 28 e 7 e davanti alle tribune Perfect si presenta su Orfeo e si trascina sia Pucci Italia con Pedro E nella scia. Lontano il 5 di Oviedo, passa il numero 3 Perfect Leader, 43,7600, e ora è nasino al vento il buon Pucci Italia, pedinato da Pedro E e Playtime Wise. Mezzo miglio in 59,3 e Pucci Italia gradatamente si presenta su Perfect Leader e di fronte già ne dispone. Passa il targato Italia, timbra il chilometro in 1.13.4 ed ora l'avversario più titolato è al suo esterno, e cioè Pedro E. E Pedro E va su Pucci Italia. Curva finale, i due perfettamente apparigliati, 14.4, 1.27, 8.75 di miglio. Sta passando Pedro E, viene via anche Perfect e si avvicina anche Pier Griff. Allunga Pedro E, prende vantaggio, si ringamba l'allievo di Minopoli e viene via anche Pavone Jet. Pavone a largo, quello che fa più paura, fa paura Pavone, Pavone Jet, Pavone Jet stampa Pedro E per il terzo, probabilmente il numero 6 di Playtime Wise. 1.57.8, 1.13.6. Quando meno te l'aspetti, Pavone si pavoneggia e sul palo stampa un Pedro E che ormai sembrava avviato verso la vittoria. Peccato per Pedro E, ma bravo Giorginio a disporne dell'avversario. La quota 6,58. Il Pavone si pavoneggia, così come tutti gli allievi dei chiattoni animati. Linea alla regia.